È una Spagna travolgente, quella che batte la Croazia in questa prima gara del gruppo B di Euro 2024. Siamo qui in analisi post partita con Peppe. Ciao Peppe, buon pomeriggio. Che dire Peppe, una sfida quella tra Spagna e Croazia che ci aspettavamo forse un po' più equilibrata. Spagna che praticamente travolge la Croazia in pochi minuti con questi tre gol in sequenza molto molto rapidi. Ti dico, è più una delusione la Croazia o più una sorpresa una Spagna su cui c'era qualche dubbio e qualche perplessità prima dell'inizio di questo europeo? Allora, secondo me diciamo ha deluso un po' la Croazia. La Spagna ce l'aspettavamo così, così in forma, ci aspettavamo appunto una Spagna sì vittoriosa ma non così travolgente. La Croazia ha deluso per certi aspetti anche nel gioco comunque, ma... E dove finiscono i limiti della Croazia, comunque dobbiamo considerare quello il valore che degli spagnoli, quello che certo. La Spagna. Quindi a questo punto la Spagna si inserisce a pieno diritto, insomma, alla vittoria dell'europeo, insomma, sì, a questo punto. Sì, sono d'accordo anche perché c'è sempre stato un po' quest'anno un po' di scetticismo sulla Spagna, però poi se vai a vedere giocatori di altissimo livello, Morata che ha fatto il primo gol e che ha anche un po' zittito le critiche su di lui, dobbiamo essere sinceri, difesa della Croazia che non ci ha particolarmente stupito in positivo, anzi, mi è sembrata una difesa abbastanza preoccupante. Ti dico, te la butto lì, considerando che il gruppo dell'Italia che stasera giocherà contro l'Albania, è un risultato che favorisce l'Italia, nel senso è positivo questo risultato vista il girone, quindi meglio lasciare indietro la Croazia e concentrarsi sui primi due posti, quindi nella speranza che l'Italia possa essere o primo o secondo con la Spagna, oppure avresti preferito tu da tifoso della nazionale italiana più un pareggio tra le due squadre? No, ovviamente è meglio tenere lontana la Croazia, ma soprattutto preferisco appunto combattere per il primo posto. Okay. Io non ricordiamoci che l'Italia si può anche qualificare come terza, questo esatto. Potrebbe passare come migliore terza. Come migliore terza, esatto. Ovviamente. Però certo, meglio lasciare una Croazia in fondo che è piuttosto avere un pareggio e quindi un punto significherebbe appunto per l'Italia comunque avere un'altra concorrente per il secondo o per il primo posto. Attenzione, un pareggio sarebbe stato appunto così, significava che la Croazia poteva ambire al primo posto, certo. con un pareggio, quindi meglio così in questo momento. Speriamo appunto che l'Italia possa battere l'Albania e quindi agganciare la Spagna al primo posto. Assolutamente sì, vedremo più tardi, faremo appunto il classico appuntamento con analisi post partita rispetto alla sfida tra Italia e Albania. Vedremo come andrà a finire, vedremo come andrà l'esordio dell'Italia di Spalletti, su cui c'è grande curiosità. Insomma, Peppe, che dire, ci vediamo più tardi nell'appuntamento del post partita tra Italia e Albania. Ciao ciao. Ciao.